proviamo a riprendere, diciamo che doveva essere tutto più o meno programmato, perché è stata colpa mia che ho cominciato in ritardo, dovevo avvisarvi che c'erano le campane, anche per così, con un gioco di rimandi, provare a introdurre quelle che sono le atmosfere che si vivono a Sarajevo, dove c'è una convivenza tra quelli che sono i campanili, i minareti, e per cui a quest'ora si sentirebbe la eco del muezzin, se è quest'ora, no? Da quello che mi ricordo, ecco. E quindi vi avrei invitato a un gioco di immaginazione acustica nel provare a pensare cosa si può sentire a Sarajevo. Ma ci torneremo sopra dopo su Sarajevo. Dicevo, la difficoltà di impacchettare in una formula rassicurante per noi quello che è successo in Jugoslavia. Sarebbe facile, è stato fatto anche dai media, contabilizzare quella che è stata una semplice gara a chi sgozzava di più l'altro, mettere da una parte il serbo atroce, dall'altra l'infedele musulmano, dall'altra ancora il fascistone cattolico croato, ma questo non ci aiuta e non è neanche, mi sento di dire, lo scopo di stasera, perché quello che possiamo fare è raccogliere delle testimonianze che ci aiutano a capire qualcosa di più. E per cui io comincerei subito con Giacomo, chiedendogli, beh, prima di tutto, perché si è avvicinato ai Balcani, perché trovava così interessante e urgente andare in Jugoslavia, e poi come è nata anche l'idea di questo libro. Allora, buonasera a tutti. Come è nata? Diciamo, i primi passi l'ho mossi nel 1992, quando la guerra era iniziata da poco in Croazia e si stava espandendo in Bosnia. Io abito attualmente ad Osimo, città famosa per il Trattato d'Osimo, e io a quei tempi ero, se si può dire, se non c'è nulla di male, un frequentatore degli ultimi circoli anarchici, centri sociali e così via, dove si teorizzava molto la solidarietà e spesso se ne praticava poca. Era questo il controsenso che sentivo di fondo. E con lo scoppio di questo conflitto, che a dire la verità non ci capivo quasi nulla, con gli amici dicevo: perché non iniziamo a fare qualcosa? A Porto di Ancona stavano arrivando profughi, a volte la sera c'era capitato di vedere le navi arrivare da Spalato, dall'altra parte del mare, e sbarcare con difficoltà questi profughi, perché poi in realtà non c'era tutto un problema di accoglienza. E da lì ho iniziato a muovere i primi passi, diciamo, sul questione del conflitto in Jugoslavia. I miei amici di allora non mi hanno molto seguito su questa passione, hanno preferito continuare con le loro storie. Io sono affrancato da loro, sono uscito e ho trovato una piccola associazione nata proprio per l'indomani dello scoppio della guerra, che si chiamava Time for Peace di Ancona, che si occupava di accogliere profughi e poi in un secondo momento di fare quell'adozione a distanza. Col tempo ci siamo perfezionati e siamo diventati un po' più bravi, abbiamo seguito dei progetti direttamente sui territori, perché comunque nessuno di noi era professionista, avevamo tutti 20 anni, poco più, nonostante i capelli bianchi ho 42 anni, quindi avevamo poco più di 20 anni, ci siamo inventati queste attività dal basso, totalmente dal basso, non retribuite, e da lì è iniziato un po' l'amore per i Balcani. Posso raccontare un piccolo aneddoto? Era il settembre del 1992, avevo iniziato un po' a leggere sui giornali, tentare di capire quello che succedeva. Diciamo, nel mio piccolo avevo comunque girato molto l'Europa, in autostop, in Spagna, in Irlanda, in Inghilterra, però l'Est Europa era ancora una vittima della guerra fredda, era un robo che stava dall'altra parte, l'orso sovietico, che era tutto uguale e così via. Quindi anche la Jugoslavia era un paese lontanissimo. Ero arrivato in Spagna in autostop, ma io in Jugoslavia non c'ero mai andato. E una sera avevo comprato un LP
che era Scacchi e Tarocchi di Francesco De Gregori, e una rivista si chiamava Avvenimenti, dove riportava un articolo su Vukovar. E ascoltando questo LP che contiene la canzone La storia siamo noi, ho detto va bene, cioè è ora di dire La storia siamo noi, iniziamo a fare qualcosa. E da lì abbiamo contattato questi nuovi amici, siamo conosciuti e abbiamo iniziato a questi progetti di solidarietà. Jugoscheggio è nato, vorrei chiarire subito una cosa, che non è un libro storico dove tentiamo di capire chi era il buono, il cattivo, chi ha iniziato per primo, per secondo, per terzo, perché qui in realtà gli eserciti in campo ne erano almeno tre, quindi non c'è un buono e un cattivo, cioè forse c'è un buono, un cattivo, un meno cattivo, adesso non c'è da capire bene com'è le situazioni. È un libro che, nato su questo ventennale, l'inizio della guerra, per capire che cosa saranno i Balcani e che cosa sono stati per noi, per molti di noi, i Balcani. Quindi è un qualcosa che guarda avanti, non una ricostruzione storica. Il libro, secondo me, è pieno di spunti, perché abbiamo voluto dare una parte di racconto a professionisti dell'informazione. Mario Boccia è un fotografo, quindi non tanto la fotografia in ex Jugoslavia, ma sull'etica della fotografia, come si fotografa una guerra. Remondino, come la si racconta, con le bugie, senza bugie, oppure con artifizi e così via. Poi ci siamo spostati piano piano sul volontariato, cioè ricordare quel grande movimento di cui ho fatto parte anche io, che è stato quello che ha portato per anni aiuti umanitari in ex Jugoslavia, diciamo aiuti dal basso, non quelli ufficiali delle Nazioni Unite, quindi spostandoci più verso Luca Rastello, che è sia giornalista che cooperante, Silvia Maraone, Roberta Piacerelli, e poi che so, personaggi un po' più fuori dalle regole come Alessandro Mori, ma che è stato di fatto tutto e nulla in questa sorta, perché comunque con me veniva nei... No, ma in senso buono, adesso cioè, ci siamo conosciuti durante uno di questi viaggi folli che facevamo in un autobus fra l'Italia e Belgrado, quindi nessuno di noi era realmente giornalista, nessuno di noi era realmente un aiuto umanitario, perché io poi nella vita faccio il programmatore dei computer, però alla fine facevamo tutto, abbiamo scritto libri, abbiamo raccontato una guerra e l'abbiamo fotografata, ecco. Questo è un piccolo strumento per capire che cosa è stato, che cosa sarà, e forse per tentare di evitare qualche errore che è stato fatto su quella guerra. Completamente diverso è stato l'approccio iniziale di Alessandro. Chi lo conosce sa che è stato un approccio calcistico, di passione calcistica, che è una chiave comunque che si è dimostrata molto valida per entrare in contatto con le persone, per raccontarne le passioni, le strutture e tutto il resto. Forse più che il calcio si può parlare di passione, no? Come sono poi diventati anche i Balcani. Io volevo fare un piccolo cambio su quello che hai detto tu dei balcanologi. Io raccontavo che chi è andato, sia all'epoca ma anche le persone che sono venute di recente, insomma, o portate, c'è qualcuno che è venuto con noi o al Festival di Guccia o in altri posti, che diciamo vengono affette da questo virus che non ci è preso, che io avevo denominato Balcanitis, no? Che quando tu inizi ad andare là non puoi fermarti, e questo è anche il filo conduttore, credo, che di Giacomo e Tullio, no? Qui hanno voluto raccontare una serie di persone con esperienze diverse, ma affetti da questo virus, no? Che hanno iniziato ad andare 20 anni fa o 15 anni fa o 10 anni fa, ma che poi sono rimasti un po' sconvolti positivamente e hanno continuato ad andare. Nel mio caso diciamo che è un po' strano, un po' più strano rispetto ai profili tracciati dagli altri 6 personaggi, ma sì, io avevo iniziato ad andare prima della guerra, poco prima. Come forse qualcuno sa, sono ancora tifoso della Stella Rossa di Belgrado, per cui avevo avuto la possibilità di assistere alle 2 semifinali e alla finale di Coppa Campioni del 91, che addirittura la Stella Rossa vinse, per cui ho avuto la possibilità di andare in Serbia, che non era poi la repubblica più vicina della federazione jugoslava,
un mese prima, due mesi prima della guerra, per cui diciamo che l'ottica era un po' diversa. Nel libro racconto anche che andammo in gita scolastica, qui c'era qualcuno presente, ai laghi di Plitvice, no? Che è qua vicino, in Croazia, ma in una zona della Croazia abbastanza particolare che si chiama Krajina, che era una zona a maggioranza serba, che fu una delle zone in cui il conflitto iniziò subito, e all'epoca appunto era il 90, per cui aprile 90, mancava un anno al conflitto e già si sentivano alcune tensioni, per cui ci si accorgeva che comunque ci si trovava in Croazia, ma in realtà erano tutti serbi, tutti tifosi della Stella Rossa, per cui. La cosa interessante è stata poi che attraverso il calcio appunto si sono aperti molte porte, come è capitato anche con altri paesi, culture, stati eccetera, che continuano ad aprire, insomma. È successo che avevo scritto una lettera a un settimanale sportivo serbo, jugoslavo all'epoca, e mi era stata pubblicata con l'indirizzo Viene Monzo, e per cui nel 91, che era epoca appunto pre-internet, per cui molti secoli fa, a casa mia a Viene Monzo sono iniziate ad arrivare decine e decine di lettere di persone, in generale serbi o comunque tifosi della Stella Rossa, un po' dappertutto, in tutta la Jugoslavia. E ovviamente questo è successo poche settimane prima del conflitto, e io avevo risposto a molte di queste persone, ma ovviamente la risposta non era arrivata perché era iniziata la guerra e c'era un fronte. E con Giacomo ci siamo conosciuti due volte, in realtà molti anni fa, per cui in realtà questa è anche una piccola collaborazione, ma anche un... voglio dire, mi fa molto piacere perché è anche un segno di un'amicizia che dura dal 94, insomma, per cui ci eravamo trovati appunto in un viaggio che era partito da Trieste con 200 persone, addirittura era un viaggio organizzato dall'Assopace, in realtà molte delle persone non avevano la più pallida idea di dove stessero andando, e però con alcuni siamo poi rimasti in contatto, siamo diventati amici. Con Giacomo ci eravamo intravisti, ma in realtà eravamo su due pullman diversi, per cui c'erano quattro pullman, e per cui poi dopo non siamo rimasti in contatto. Invece con un altro amico comune, che è stato qui in Carnia qualche tempo fa, abbiamo stretto amicizia, ci siamo ritrovati varie volte, e anche lui aveva fatto aveva iniziato una collaborazione con delle associazioni, delle piccole associazioni della sua zona a Milano, e stava collaborando con una storia molto interessante, no? Che si chiamava Telefonski Most, che era il ponte telefonico, perché si sa che uno dei primi passi per in una guerra, quando esiste una guerra come anche è stata questa, è riuscire a interrompere la comunicazione tra le varie popolazioni che sono in guerra. Come si sa, in ex Jugoslavia le persone erano molto mescolate e si conoscevano, la gente viaggiava molto tra una repubblica e un'altra per andare al mare o perché avevano avuto esperienze diverse, ma quando è iniziata la guerra, nonostante le linee telefoniche esistessero ancora, una delle prime cose che i regimi hanno fatto è stata interrompere la comunicazione, per cui non si poteva più chiamare dalla Serbia alla Croazia o dalla Bosnia alla Serbia successivamente, e queste persone, un'associazione appunto di Milano, aveva instaurato questo ponte telefonico, per cui dalla Croazia chiamavano Milano e faceva il ponte verso la Serbia e viceversa, insomma, per mettere in contatto gente che non riusciva più a parlare. E andammo appunto con Fabio nel ottobre 94, credo, a Spalato, a portare un modem che serviva a un'associazione, anzi era il giornale Feral Tribune, che era un giornale satirico, che era l'unico giornale libero rimasto in Croazia. E prendendo il traghetto di ritorno verso Ancona, ci siamo imbattuti in Giacomo, diciamo, sì, ci siamo conosciuti, e da allora poi, insomma, ho accompagnato più di una volta Giacomo nelle sue
nelle sue missioni per consegnare i soldi che aveva, che era riuscito a raccogliere per le adozioni a distanza, con molte storie e aneddoti molto importanti e molte emozioni. E chiudo il circolo raccontando appunto di una volta, nel maggio 95 se non erro, in cui Giacomo era stato invitato a un matrimonio di una ragazza che ventenne, che lui aveva tenuto, correggimi se sbaglio, come ecco, era stata una adottata a distanza e si sposava, e l'ha invitato in un posto perso in mezzo alla Slavonia, e per cui io volentieri l'ho accompagnato, e rientrando da questo paesino minuscolo in mezzo alla pianura piatta, piattissima della Slavonia, ci siamo fermati in una cittadina che si chiamava Podravska Slatina, adesso si chiama solo Slatina, perché mi ero portato con me un indirizzo di una di queste persone che mi avevano scritto 4 anni prima. Era una serba, una ragazza serba, ma non sapevo niente, avevo solo l'indirizzo. Una città croata dopo la guerra, per cui ho detto chissà, magari non la troveremo neanche, infatti non l'abbiamo trovata, ma arrivando, la cittadina era tutta perfetta, tranquilla, e era Ulica Polska, non mi ricordo che numero, ma la mia è dedicata alla Polonia, 37 o qualcosa del genere. E siamo scesi in questa strada, c'erano delle casine piccole sia a destra che a sinistra, e cercavamo appunto 31, 33, 35 e poi c'era 39, e 37 non c'era perché era stata fatta saltare in aria questa casa, e molti anni prima, per cui si vedevano solo dei muri e delle erbacce, e siamo tornati a Sarajevo.